Ehi la ciurma, io sono Mazzate e ben ritrovati qui in questo video di Expeditions Rome. Sono tornato con la legione giù sotto perché ci rimane solo più quella pacificazione praticamente da fare. Ed è quella missione particolarmente complicata che avevamo provato già in passato a fare. E niente, vediamo se questo giro ci va bene oppure meno. Manderei la squadra con la gente che... no, infatti. Con la gente che si può. Allora, i 2 da 10 li prendiamo di sicuro. E poi direi 3 da 8. Non so se il Sagittarius ha senso. Piuttosto che il Princeps. O il Veles. Il Veles è veloce. Però è poco scudato. Movement 6, movement 4. Proviamo così. Qui dobbiamo essere veloci, ma non creparci, perché se crepa quello che ce l'ha in mano, fine. Fine subito. Che tra l'altro non ho capito granché come scelta tattica, perché... Ma tra l'altro sto giro notte? Ok. Manderei quasi quello che ha il refresh, che è lui, ecco di qua, con un, non so se è un Princeps o un Light, no, lo manderei con un, esatto, con lui. Invece qua dall'altra parte manderei l'arciere. Qua. Si conviene perché poi non vede nessun altro, se no. No, facciamo che fare di un bel danno. Ok. Dovrebbe seccare, speriamo. Quello è troppo lontano. Allora facciamo che no, mando questo qua. Mi vede giavellottazzo. Ottimo. Possiamo fare. Ah no, c'è l'altro davanti adesso. Beh, ma le cose ci teniamo un... Ok. Spostati un attimo così tu c'hai... No, però c'ha lo scudo quello. Vai qua. Però mi sa che lui non lo vede, vero? Invece sì. Guardi che male non fa. Tu un bel giavellotto in faccia. Lancio, io non ho dubbio.
visto che ce li abbiamo. Ok, tu ti hai mosso. Si compatteranno. Ok. Do not let them lure you out. Ah, si compattono indietro però. Sono in tre là. Non so se ha senso tirare giù adesso, visto che sono... in questa situazione. Allora, qua non lo vede. No, quando lo vede viene poi visto. Ok, ma non lo secca lo stesso. Giulia, lui lo vede, sì. Ha scelto lei. Che ci ricompattassimo in questa zona. Tra l'altro c'ho l'Inspire, per cui... Non vorrei sprecare movimenti, ma non vorrei neanche sparpagliarmi troppo. Perché qua non so se riesco a tirarne giù uno. Ma intanto avanzo. Intanto avanziamo qua e poi decidiamo cosa fare. Perché se io andassi su quello... Però è protetto, allora sarebbe più comodo andare sull'altro. L'altro... Qua. Vai. Onesto. Però riesce ad andare ad attaccare? Penso di sì, non lo secca. O forse sì. Da 3 a 5. Perché non riesce ad arrivarci addosso. Lui non ha più movimenti. Questo lo terrei qua nel dubbio. Questi due cosa fanno? Non lo vede.
Vediamo che ci vengono addosso. Più che altro sono interessato a cosa fanno quelli là sopra. Aia! Allora. Ah no, avrei dovuto usarlo prima quello. Questo è il Bloodthirsty. No, First Strike. Bloodthirsty, non c'era uno che aveva Bloodthirsty? No? Boh. Fa 6-8. Te pareva. E perito, cioè, sanguinante no. Ma sprecare un giavellotto per lui? Non lo so se vale la pena. Cioè, per un HP. Ma qua conviene che... Questo c'aveva quello... Ma non conviene. Brava. Potrei usare forse un interrupt su larga scala. Vada. Te pareva. Sprecato fortissimo. Allora. Tra l'altro mi sgami, ma... Io c'ho lo scudo. Vai! Ottimo. Adesso possiamo avanzare. Non più perché lui non ha più movimenti. Adesso tutti trincerati sopra fortissimi. Non so se ha senso che io attacchi con quello. Forse ha più senso che io secchi con lui. Ma non riesce a vedere il target. Dai.
Non ha più giavellotti, ovvio. Dai. Sei 10 non lo secchiamo, il fattore di focus. Il focus è 3-5, 6-3-9, potrebbe sopravvivere fortissimo comunque nonostante tutto. Lui ha finito le azioni, vero? Sì. Facciamo un 12-19. The fuck? È sopravvissuto a tutto. Mi spiace, sto giro devo usarlo. Dai. Adesso arrivano i rinforzi da sto lato, il problema è quello. E non ho curine. In realtà sì. Ok. Credo che sono tutti sparpagliati là. Adesso verranno a prendermi da due lati. Interrupt forte. Tu resta qua? Sì, va bene. Giulia, facciamo che... Quello ci arriva... Tira giù. Quelli per terra. Lui non ha più niente, quello con vite a posto. Direi che aspetta. Aspetto, vediamo che succede. Mi vengono addosso, ok. Adesso sono di livello 14, ma siamo pazzi! E ovviamente si è mosso quello che aveva lo scudo. Devo muovere Yulia, mi sa. Tra l'altro qua ci vengono incontro. Allora, Yulia scende qua, vede qualcuno? Sì. Però la manderei qua. Giavellotto non piglia nessuno. Però quella la prende bene, ottimo. Vedo che ha Harriet. 8, ma ce la facciamo 8, mi sa.
Che solo lui può. No, dai. Vai, più scudo. Prenderne uno se voglio che... 0. Oh, come sono messi questi due da muovere? Quello è scudato. Questo gli dà il bleeding. No, però il bleeding non glielo darà, visto che c'ha il... Questo è più forte, forse. È lui quello che c'ha il... Avrei dovuto agire in modo diverso. Però lui ha delle curine, no, è l'altro che ha le curine. No, facciamo che mi tolgo. Tu vai qua, fai una curina. Poi vado qua. Non è cambiato tantissimo, ma... Posso dargli fuoco? Qua ci proviamo. Ok, meglio che niente. Ah, lui quelle azioni le ha usate. Questo può lanciare un giavellotto, ma mi sa che non conviene in questo momento. Non può neanche vedere nessuno. Lui non ha più niente, non ha più niente, non ha più niente. E lei ha ancora il giavellotto. No, tutti e due i giavellotti c'ha ancora lei. Mi sembra sprecato comunque. Aia. È che non possiamo resistere loro per sempre. Allora, questo armor, sì. Però c'è lo scudo prima. Mi sa che non gli faccio il shred se c'è lo scudo. Per cui fai così. Ok, Julia. Non lo vede. E con questo possiamo seccarlo? Sì. Sì, bueno. Perché devi per forza passare di là per andare oltre? Perché c'è uno scalino forse. Tra l'altro loro tre stanno cercando di salire.
Con questo avanzo riesci a vederlo o no? Allora farei così. Ma lancerei dei Caltrops là nel dubbio. Per evitare che vengano da questo lato proprio. Si sta cercando di farlo strategico qua perché sennò... È un bel guaio. Sarà un bel guaio comunque. No, cannot see target perché c'è quello in mezzo. Quello c'ha un botto di scudo. Di nuovo, per cui... Sì. Lo curiamo di nuovo così che io posso fare del danno, poi vado qua e gli faccio 5-9, 5-8. Vai con questo. Ho usato tutto, mi sa di sì. Ok, buono. Aia! Ah! Quello non ci voleva. Di nuovo quello scudato, dai, porca miseria. E quello ha recuperato lo scudo, ovviamente. Questo ancora pure, sì. Arcieri se lo muovo qua, vede. Diciamo che veda, così almeno magari lui riesce. Oh! Alleluia! Quei tre sono andati. Qua chi abbiamo? Abbiamo Julia che mi sa che non riesce a vedere più nessuno. Né da un lato né da un altro. Non riesce a vederlo. Non può targettare se stesso. Che fastidio di posizione difensiva in cui sono. Dato 21 vuol dire che 6 più 10 non lo secco comunque.
Oltre al fatto che lei vede solo l'altro. Vabbè, ci proviamo. Ottimo, spero che non lo tirino su. E questo tirare non può tirare. Può seccare il tizio, ma. Facciamogli riparare lo scudo. Quanti stack di stronga lui, scusatemi. Non credo che mi sia tornato utile. Ah, uno lo perdiamo, mi sa. Adesso stanno arrivando dei rinforzi, di nuovo. Perché lei può seccare qualsiasi tranne quello che interessa? Grande. E tu vattene. È sopravvissuto, non so come. Questo così quanto gli fa? Solo 6. No, ma dovrebbe. No. Avrebbe un corno. Qualche. Ah, perché troppo vicino. Devo fuoco all'arciere, dai. Mi stanno arrivando dei rinforzi di nuovo. Oh. I need some attention. Arise and fight on, fellow warrior. Dai, stiamo avanzando. Che periodo, questo conviene che lo porto via perché non è messo così benino. Aia. Aia. No! Aspetta, facciamo avanzare questi da qua sopra, che mi sa che è più facile. Tre cinque ce la fa? No. Ci sono ancora pure in essi, per quello, facciamo così.
Adesso lui dovrà reggere per sempre, tipo. Avere di più lo facciamo così. Così. E non vede. Ok, allora sta durando tantissimo questo video, lo so, ma dovremmo essere almeno tranquilli. Inspire, posso ispirare lui? Sì. Tu corri fortissimo via. Tu resta qua per ora. E tu anche corri via perché non mi sembri messo nelle condizioni di fare cose. Non è un problema, a me basta che lui corra via fortissimo. Di cosa mi dici tu? Me ne frega ben poco, sai? Anzi, sai che forse per smacco tiro giù ugualmente. No, andare giù non va giù. Forse neanche con un Inspire a lui, perché non è neanche più giovellotti. Rimane qua questo. Fuggi anche tu fortissimo, perché so che non sei messo molto bene. Abbiamo ancora opportunità di occuparcene. Ma come che? C'è quell'altro che mi si è messo davanti e non vedo più niente. È andata. Mareu. Abbiamo usato tutto. Però non c'è caduto nessuno. Ah, raga. Alla fine piuttosto che perché non vi piacciono? No. Alla fine piuttosto che fare la roba di corsa siamo andati a che cavolo fai? Ok. Ma che giro? Mi sono un po' buggata, forse. Possiamo dirlo? Fin tanto che riusciamo a fare la pacificazione della roba, sono sereno, dai. E comunque questo posso anche prenderlo poi off camera. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.
vi invito qua al sito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.